Grazie per la vostra presenza e la conferenza stampa di oggi per presentare un'iniziativa che va nel senso di tutto ciò che il Comune di Vicenza sta cercando di promuovere per quanto riguarda la raccolta e la gestione in modo ottimale dei rifiuti. In particolare tutta quella parte dei rifiuti che può rivestire una pericolosità anche per quanto riguarda le possibili fonti di inquinamento per l'ambiente, ed è per questo che abbiamo volentieri accolto l'invito che ci è giunto di aderire a questa campagna, il cui nome è Una pila alla volta, questo gioco di parole estremamente così evocativo anche rispetto alla storia di tutto ciò che sta dietro poi a dispositivi che siamo abituati a utilizzare quotidianamente, perché si parla di pile ma si parla anche di accumulatori, quindi è una tematica sicuramente nuova e molto presente nelle nostre abitazioni, nelle nostre vite, e che è rivolta verso quelli che sono i principali ambasciatori poi delle buone pratiche, soprattutto se si guarda con un'ottica di medio-lungo periodo, ovvero i ragazzi, perché questa è un'iniziativa che ha una valenza soprattutto di natura didattica, mettendo a disposizione, ma poi lascio ovviamente spiegare nel dettaglio agli ospiti presenti oggi che cosa si articola la campagna, mettendo anche a disposizione premi economici con i quali poi chi partecipa a questo contest potrà così, diciamo, anche un'utilità per quanto riguarda la gestione scolastica. Quindi, insomma, mettiamo assieme tante cose che speriamo, insomma, normalmente queste campagne hanno sempre grande successo e con le quali stimoliamo anche l'utilizzo di nuovi mezzi di comunicazione, cioè viene lasciato spazio libero alla creatività. E sapete che il nostro comune, attraverso il gestore dei rifiuti, che è la nostra partecipata AIM Ambiente, sul tema della raccolta appunto dei rifiuti pericolosi sta cercando di spingere molto. Abbiamo presentato la settimana scorsa anche la ricicleria mobile con cui nel 2018 gireremo per i quartieri, nei mercati, per raccogliere proprio queste tipologie di rifiuto che, se messe all'interno del rifiuto indifferenziato, ovviamente possono avere conseguenze ambientali notevoli, e mi pare che le finalità che si è dato il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori, attraverso anche il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, il supporto fondamentale di ANCI dell'Energia Ambiente, sia proprio quello di contrastare anche una tendenza che mi pare nel 2016 si sia un po' verificata, che è una riduzione del numero quantitativo generale che viene conferito correttamente nelle filiere che poi raccolgono. Io mi taccio per il momento e lascio ai miei ospiti il compito poi di entrare nel dettaglio di questa campagna. Vi ringrazio invece molto e ringrazio anche i rappresentanti nazionali sia del Centro che di ANCI dell'Energia Ambiente per averci voluto coinvolgere, averci scelto, perché insomma, quando si è all'interno di una campagna nazionale è sempre motivo di orgoglio per l'amministrazione comunale. Prego. Allora, partiamo dal fatto che oggi, diciamo, nasce questa campagna per risolvere, adesso ingigantisco questa questione, però risolvere un problema. Il problema qual è? Che oggi noi stiamo raccogliendo bene, però ad oggi ancora non soddisfiamo quelli che sono i requisiti che la Comunità Europea ci impone, ovvero sostanzialmente di raccogliere il 45% dell'immesso per quanto riguarda, diciamo, questo particolare tipologia di rifiuti, che è un rifiuto, diciamo, molto particolare, nel senso che lato, diciamo, aziende di raccolta comuni è una frazione, non dico infinitesima, di quello che è la percentuale di raccolta differenziata. Per cui
è sempre stato, diciamo, un po' difficile anche da parte nostra, come dire, facciamo fatica a vendere la raccolta di questo prodotto, perché il guadagno che in termini di raccolta differenziata si ha si misura in frazioni di punto decimale, per cui questo è un primo problema. Il secondo problema è che la tecnologia si sta evolvendo, le batterie, le pile durano di più, il mercato si sta spostando verso pile accumulatori ricaricabili, telefoni, computer, quant'altro, per cui in realtà è vero che si immette meno e teoricamente poi si raccoglie meno, però siccome questa media, adesso faccio un, diciamo, un burocrate di turno, però è calcolata sugli ultimi 3 anni, noi ci portiamo dietro una specie di fardello di immesso di una tecnologia, non dico obsoleta perché 3 anni non è obsoleta, però di una tecnologia che è vecchia dal punto di vista di quello che viene oggi messo sul mercato, e invece ci troviamo a dover raccogliere dei prodotti che hanno una vita media che va, quando va bene, sono 6 anni, perché diciamo la media di una pila dall'immissione sul mercato alla discarica sono 6 anni. Allora capite che andare a prendere una cosa che mediamente ci mette 6 anni, in 3 anni è un compito veramente diciamo improbo. Nonostante questo siamo all'intorno al 40-41% della raccolta, al tasso di ritorno per questo tipo di prodotti, quindi ci manca veramente, veramente poco. Però il problema non è solo raccogliere adesso, nel senso che bravissimi, raccogliamo tutto, facciamo le campagne di raccolta, poi l'anno prossimo iniziamo di nuovo l'anno e siamo di nuovo da capo. Allora, quest'anno siamo di nuovo al 40%, dobbiamo raccogliere. Allora l'idea è stata quella di creare un concorso che non ci porti tanto il risultato subito, che è quello che ovviamente diciamo ci aspettiamo, diciamo, speriamo comunque, però è quello di creare un, diciamo, una buona pratica, diciamo, un'abitudine nella gente, nei consumatori di domani, nei ragazzi di oggi, che poi saranno i consumatori di domani, per diciamo, instillare quello che oggi è la raccolta delle principali frazioni, che è un dato di fatto, quindi la carta con la carta, la plastica con le plastiche, eccetera, eccetera. Noi cerchiamo di fare anche questo lavoro per quelle che sono questa particolare frazione. Come funziona il concorso? Noi cerchiamo di rendere i ragazzi una fonte di informazione e di comunicazione verso i loro pari, verso soprattutto diciamo, i genitori, che sono diciamo, i principali utenti oggi che conferiscono rifiuti, che però sono anche quelli più difficili da educare in questo momento. Quindi chiediamo ai ragazzi di utilizzare i loro social network per aiutarci a diffondere questo messaggio di assoluta necessità di non buttare nell'indifferenziato questi prodotti, ma di raccogliere separatamente e conferire nei punti di raccolta presenti sul territorio. Le prove sono 5 e sono cadenzate nel tempo, sono diciamo l'iscrizione, viene fatto un quiz, diciamo un test ingresso, siamo in tema anche di scuola, abbiamo una sorta di test ingresso per introdurre le curiosità sul mondo delle pile. Abbiamo appena lanciato la seconda prova, che consiste nel realizzare una piccola scultura con le pile che si trovano in casa nei cassetti, perché di fatto poi sono sempre perse chissà dove questi rifiuti. A gennaio e febbraio ci saranno altre 2 prove, una caccia al tesoro per i contenitori sul territorio, un video, diciamo una sorta di spot per il web pubblicitario per la raccolta di questi prodotti, e alla fine verrà chiesto come ultima prova di creare un jingle audio da condividere ai propri contatti per diffondere questo messaggio. Abbiamo diviso l'area l'Italia in 5 aree, quindi nord-est, nord-ovest, centro, sud delle isole, classiche aree viene divisa l'Italia, e premieremo 6 squadre per ogni area, 3 diciamo del mondo scuola e 3 del mondo diciamo dell'associazionismo sportivo. È chiaro che una squadra non deve essere per forza identificata con una scuola o con un'associazione sportiva. Noi diciamo diamo il premio in materiale didattico o materiale sportivo, poi uno sceglie diciamo per quale premio concorrere. Le 10 squadre vincitrici, quindi sport e scuola per ognuna delle 5 regioni, parteciperanno a una giornata finale a Como nel mese di maggio, in cui tutti insieme faranno un'ulteriore giornata di diciamo di prove, e alla fine verranno elette le 2 squadre, sempre scuola e sport, diciamo i primi campioni d'Italia della raccolta delle pile.
Quindi questo è un po', diciamo, quello che ci nasce, c'è dietro e come si svolgerà la prova. Noi adesso stiamo, diciamo, qui settimana prossima a gennaio, stiamo un po' girando un po' tutta Italia per chiedere aiuto, diciamo, anche ai comuni per farsi parte attiva nel diffondere presso le associazioni presenti e le scuole questo concorso. Ad oggi devo dire che la risposta è sempre molto, molto positiva. Grazie. E noi abbiamo già provveduto a coinvolgere tramite l'assessorato alla formazione i dirigenti scolastici delle scuole cittadine proprio per sensibilizzare l'Unione Italiana Sport per Tutti, in modo tale da coprire anche l'ambito sportivo. L'assessore alla formazione Nicolai oggi non può essere presente, ma appunto ha inviato una lettera a tutti i dirigenti scolastici proprio per promuovere la campagna, e cercheremo ovviamente di sensibilizzare, così come abbiamo fatto in tutti questi anni sulle tematiche legate alla gestione dei rifiuti, cercare di coinvolgere più persone possibili, perché il tema ci preoccupa. Voi sapete che Vicenza è tra le prime città in Italia per raccolta differenziata, la quarta città italiana sopra i 100.000 abitanti. Si lavora proprio sui margini, questo qui che è la parte più complicata, diciamo, il grosso del lavoro ormai è stato fatto. Abbiamo anche, devo dire, una sensibilità da parte della nostra cittadinanza che si è dimostrata elevata nel corso degli anni. Ci vengono richieste sempre nuove frazioni anche da selezionare. Ricordo che questa è una città che è arrivata a raccogliere perfino le capsule del caffè per dare un'ulteriore possibilità ai cittadini di non conferire nell'indifferenziato una frazione, ma poi chiaramente stiamo anche cercando di svolgere tutte le azioni di disseminazione in particolare nell'ambiente scolastico, che poi ci consentiranno tra qualche anno di avere cittadini sempre più consapevoli del rapporto con il rifiuto, e lo devono essere sempre di più poi guardando anche alla eventuale pericolosità che questi rifiuti possono avere, avendo poi degli obiettivi che l'Unione Europea ci ha dato, ma che sono obiettivi soprattutto di natura ambientale, e poi, diciamo, anche dall'altra parte di economia circolare, perché tutto ciò che viene recuperato e reimmesso nel circuito della possibile riutilizzabilità, poi gli accumulatori in particolare hanno all'interno anche materiali nobili che hanno sempre una possibilità di seconda vita, e sono anche gli obiettivi che ci siamo dati istituendo lo sportello sostenibilità. Sono tutti filoni sui quali stiamo lavorando proprio per rendere nel corso degli anni la nostra cittadinanza sempre più attiva su questi temi, e dar così anche un servizio in più, perché si tratta anche di dar appunto un servizio e far capire al cittadino che tutto ciò che va nel cestino dell'indifferenziato poi ha un costo, che diventerà nel tempo un costo anche diretto per l'utenza con la tariffazione puntuale, ma che ha un costo ambientale invece che è enormemente più importante, più impattante, sul quale cerchiamo di intervenire.